Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale YouTube di Calamburi. Io sono Lucia e oggi con noi abbiamo Tiziana Sainas direttamente dalla Sardegna. Benvenuta. Grazie. Tiziana è una delle artiste di hobbistica e di belle arti e infatti collabora con le più importanti aziende del settore, quindi siamo molto contenti di averti qui con noi e di fare questo lavoro insieme. Grazie a te. Bene, allora illustraci il progetto di oggi. Allora, il progetto di oggi sarà vestire marino, perché giustamente ci stiamo avvicinando all'estate e quindi abbiamo pensato di fare una cosa molto carina con la malta liscia. Ed è un nuovo prodotto Calamburi. Ok, quindi il nostro protagonista di oggi. Allora, il primo passaggio che andremo a fare con la malta liscia sarà fare uno stencil. Ok, ecco qua. Okay. Lo stencil lo faremo direttamente su un cartone telato. Il cartone telato non ha bisogno di un aggrappante, quindi partiamo direttamente con la malta, anche perché la malta stessa non necessita di nessun tipo di aggrappante. Perfetto. Quindi ci posizioniamo lo stencil a nostro gusto. Ok. Lo fermiamo con dei pezzettini di nastrocarta. La spatola come la prendiamo? Dal verso opposto, di conseguenza dalla parte inferiore prendiamo la nostra malta liscia per poi stenderla in maniera molto uniforme. Adesso vedi me, quindi certo. Io la prendo, ne prendo una quantità abbastanza consistente, ok, mi poggio proprio sullo stencil e vado a stenderla. Ok, allora, di più. Diciamo che il volume lo decidiamo noi. I tempi di asciugatura della malta sono abbastanza lunghi, quindi non andiamo a fare dei grossi volumi, perché altrimenti ci vorrebbe comunque più tempo. Quindi comunque in qualche modo la lavoro, anche perché sì, è veramente... È liscissima. Sì, comunque sono. È veramente un piacere utilizzarla. Allora, una volta che abbiamo steso la malta... Sì, come potete vedere qua. Allora, dobbiamo fare soltanto una cosa, tenere fermo lo stencil e con molta delicatezza togliere il nastro carta. Per quello dico di non metterne mai tanto. Quindi lo prendi così, proprio sì, con due dita, e in modo deciso lo togli. Ed ecco, ho tenuto lo stencil. Allora, prendiamo il nostro cartone telato dove abbiamo fatto lo stencil e andiamo a stendere il colore su tutta la superficie, naturalmente agitandolo prima di stenderlo. Andiamo a mettere il colore più scuro perché facciamo un effetto shabby. Perfetto. Ok? Sì. Anche in questo caso dobbiamo sempre seguire una direzione nella stesura del colore? No, anzi no. Di solito quando andiamo a lavorare sulle tele dobbiamo dare anzi delle pennellate anche orizzontali, verticali, a dritte, perché comunque evitiamo le righe. Ok, perfetto. Quindi puoi tranquillamente andare... Questi sono colori che comunque rimangono gessosi, quindi danno quell'effetto proprio dello shabby. Non è un acrilico lucido. È nato proprio per questi giochi qua. Allora, abbiamo colorato tutto il supporto con l'azzurro. Adesso suddividiamo una parte della tela con il nastro carta. Quindi, guarda Lucia, lo scarichiamo. Perché scarichiamo il nastro carta secondo te? Perché viene via il colore. Brava, perché essendoci troppa colla viene via il colore. Ok. Adesso andiamo a usare la cera per finitura neutra e la diamo con il pennellino, con questo pennellino, che sarebbe un pennellino da stencil, che è molto più facile comunque l'uso. Andiamo a darle delle strisciate dove più ci piace, nel supporto liscio. Perfetto. Ok? Sì. Cosa fai? Cominci prima tu, cominci prima io? No, vai prima tu, così io quindi imparo. Bagno e striscio. Dove più mi piace. Adesso, come sempre, prima dell'utilizzo di un nuovo colore, lo sbattiamo bene in modo tale che il colore sia omogeneo nella sua stesura e non troppo liquido. Ok. Andiamo a prenderci il pennello. Quello grande? Il pennello, quello grande, certo. E andiamo a coprire tutta la superficie che abbiamo isolato. Con una mano non molto pesante, ma abbastanza leggera di colore. Ok.
quando ancora la cera è umida. Anche qui la stesura del colore può essere da più direzioni o è preferibile? Andiamo sempre nello stesso verso. Ok. Sì. Allora, una volta asciugato il secondo colore, andiamo con una carta vetro finissima a scartavetrare leggermente la superficie. Dove abbiamo messo la cera uscirà fuori il colore di fondo. Ecco, questo è l'effetto che è venuto una volta grattato. Quindi noi abbiamo dei toni chiari e dei toni scuri, sempre in base alla cera che abbiamo messo sotto. Bene. Quindi abbiamo ritagliato una carta dalle nuove carte. Calambur della collezione Coastal. Abbiamo ritagliato un quadratino e andiamo ad incollarlo sul supporto al centro. Bagniamo come abbiamo sempre fatto il pennello sulla colla con l'acqua per decoupage. Ne mettiamo una leggera parte sulla superficie perché la carta è leggermente un pochettino più grossettina. Poggiamo la nostra carta, possibilmente io la metto al centro, tu poi dove vuoi. Ok. Centro. Così. Vado sopra. E la incollo sempre partendo dal centro e andando verso i lati esterni in modo tale che la carta aderisca perfettamente in maniera omogenea e uniforme alla nostra tela. Una volta incollata la figura andiamo a togliere il nastro carta molto lentamente e con molta delicatezza. E questa è l'altra parte del lavoro. Adesso qui, finito Lucia? Sì, ascoltami pure. Allora adesso qui facciamo un altro effetto shabby, un effetto shabby molto molto semplice. Ok. Ok, niente di che. Ci prendiamo un pennello sporco del colore precedente, cioè del colore più chiaro che abbiamo usato. Sì. Quindi il pennello che l'avevi già sporcato. Vai sulla superficie che noi abbiamo fatto a rilievo con la malta e la sporchi leggermente sopra, che era asciugato, quindi lo bagni, lo scarichi bene, quindi va scaricato su un tovagliolino, un piatto, quindi scarichi bene il pennello e vai leggermente sopra la figura a darle quell'effetto shabby facilitato, diciamo. In alcuni punti ne puoi mettere di più, in altri di meno, insomma, come piace a te. E questo è l'altro effetto shabby facilitato. Bene, allora adesso noi andiamo a prendere la malta liscia di nuovo, okay. Quindi ci riprendiamo la malta. Perfetto, una curiosità, dimmi. Ho sempre visto utilizzare la malta liscia per l'affresco e comunque l'effetto affrescato. Sì. È così? È possibile utilizzarla anche per altre tecniche, in altri metodi? Certamente sì, è possibile utilizzare in altre tecniche, in altri metodi, tant'è che oggi abbiamo fatto questo lavoro di effetto shabby che questa nuova alla grande, okay. Proprio con la malta liscia, quindi la malta liscia non serve soltanto per fare un affresco. Perfetto. Serve per questo e anche possiamo anche colorarla prima, quindi e poi stenderla dopo. Benissimo. Quindi non ha solo la funzione d'affresco, anche se qui un po' sporchiamo tutto il lavoro facendo come un affresco, insomma, perché la mettiamo un po' qui, un po' là. Ok. Quindi prendi un po' e vai a sporcare, puoi sporcare un po' i lati, insomma un po' dove vuoi.
E questi sono i lavori terminati. Bene, direi per essere, diciamo, una persona che non ha mai fatto questi lavori, sei stata veramente brava. Grazie, anche se l'insegnante ha avuto il suo grandissimo merito in tutto questo. Ti ringrazio per questo complimento. Grazie. Mi fai diventare rossa. No. Bene, anche per oggi abbiamo finito, questo è il progetto finale, se vi è piaciuto ovviamente seguiteci sul canale YouTube di Calambur e commentate i nostri video, sempre con suggerimenti e anche con il racconto della vostra esperienza personale in merito a questi progetti che abbiamo proposto. Ringraziamo ancora e di nuovo Tiziana per il suo grande aiuto e per la sua competenza e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao. Grazie a te per la collaborazione. Grazie a te. Ciao. Per realizzare l'effetto Coastal Shabby con la malta liscia, Tiziana e Lucia con una spatola hanno steso all'interno di uno stencil marino la malta liscia. Poi hanno colorato la superficie del cartone telato con il primo colore acrilico. Una volta asciutto, hanno tracciato qua e là delle linee con la cera neutra. Senza aspettare che la cera fosse asciutta, hanno steso una mano del secondo colore. Con la carta abrasiva hanno grattato la superficie del cartone telato per ottenere l'effetto shabby. In seguito hanno incollato la carta di riso Coastal. Sopra il rilievo ottenuto con lo stencil hanno sporcato con del colore. Infine hanno ritoccato il bordo del cartone telato con la malta liscia.